Un ultimo suono che vi faccio vedere, così rispondo anche alla domanda del vostro compagno di inizio corso, di inizio lezione, è appunto un Super Saw Lead. Il Super Saw Lead parte dal presupposto di sfruttare quelle che sono varie dente di sega all'interno del suono e sempre sfruttando anche in questo caso l'algoritmo di sintesi additiva, iniziamo ad andare a selezionare nell'oscillatore A una dente di sega, in questo caso D. Ossia con tutte le armoniche pari e dispari allo stesso volume, che dà una dente di sega molto 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 definita. Andiamo a... Ok, oscillatore B, andiamo a selezionare la stessa identica forma d'onda, anche in questo caso la Saw D, ma andiamo poi, mantenendo lo stesso rapporto tra gli oscillatori, a lavorare leggermente col fine. Quindi andiamo a fare un cambio di intonazione tra gli oscillatori, a simulare l'analogico. Scusate, andiamo prima il volume della seconda. Che cosa succede? Girando a 133 Hz il primo oscillatore, ma il secondo oscillatore invece che girare a 133 gira a 133 più 15, quindi gira a 148, la lunghezza d'onda delle due forme d'onda piano piano si sfasa e piano piano torna in ciclo, si sfasa e torna in ciclo, si sfasa e torna in ciclo, perché una gira a 132, che è il Do, e l'altra gira a 132, ma poi è sfasata di qualche hertz, quindi magari sta girando a 139, 140. Quindi ci impiega un po' di tempo, ci impiegano un po' di tempo le due forme d'onda a tornare esattamente in ciclo. E quindi si comincia a sentire questo effetto delle somme e delle cancellazioni di fasi, che si chiamano i battimenti. Senza feeling analogico, quindi senza leggero stonamento tra gli oscillatori. Se ne metto troppo non diventa più musicale, se ne metto troppo poco rimango nella somma secca di due forme d'onda che non hanno quindi movimento nel tempo. Dal momento in cui sposto leggermente la frequenza di una o dell'altra, ma è la stessa cosa di dire metto un 100 Hz, metto un altro 100 Hz, li faccio suonare insieme, si sommano di volume. Dal momento in cui uno diventa 101 Hz, quindi, allo stesso modo, se io ho due oscillatori che prendono la stessa nota a 132 Hz, ma uno dei due è leggermente stonato, 1, 2, 3 Hz creo quell'effetto là. Effetto phasing. E lo potete fare con qualsiasi forma d'onda, pure con la forma d'onda quadra. Senza phasing, con phasing. Ecco perché sembra che i sintetizzatori analogici suonino tutti più grassi, più grossi, semplicemente perché non hanno un tuning digitale tra gli oscillatori, nel tempo si vanno a perdersi quelle intonazioni tra i vari oscillatori e quindi sembra che tra di loro non fanno esattamente la stessa frequenza quando ricevono la nota da un tasto, ma ne fanno una leggermente diversa. Quindi in questo caso torniamo a selezionare il nostro Saw D. Poco, non ne serve tantissimo. Continuiamo a fare la nostra super sova aggiungendo un'altra dente di sega Saw D con un'ottava sotto, quindi andiamo a fare Non faccio l'uratore, quella brutta che è la cattiva. Devo scambiare le stelle per stelle. sentiamo il tuo microfono, sentiamo il microfono del tuo messaggio. Vado avanti aggiungendo quella che è una dente di sega a un'ottava più bassa, ok? Anche questa vado a cambiare quello che è il fine, ma se qua sono salito di circa 10 Hz, per scendere rispetto a 10 Hz io sono sceso di un'ottava, ma devo ritornare su a 980 circa.
ecco perché si chiama Super Saw, perché mettendo tre denti di sega con le frequenze leggermente spostate, una centrale, una con qualche hertz in più e una con qualche hertz in meno, cominciano a muoversi queste tre forme d'onda dente di sega e si cominciano a vedere molti più denti. Poi si aggiunge un po' di noise sull'oscillatore D. Che male non fa. Si può dare un po' di stress. Sentite com'è diventato stereo. Si può usare un filtro, un low pass filter. Attivare un po' di shaper, soft. Poi anche in questo caso molto semplicemente aggiungere degli effetti di flanger. Dei chorus. Allunghiamo un po' la coda di questo Super Saw, quindi possiamo allungare tramite il time globale di operator. Se non vogliamo andare a lavorare su tutti i singoli inviluppi, possiamo allungare il tempo. Ahimè, non abbastanza, quindi dovremmo farlo a mano. Con un riverbero concludiamo il nostro Super Show.